All'entrata in guerra dell'Italia, l'impero austro-ungarico è in seria difficoltà sul fronte russo ed è ancora impegnato nella sottomissione della Serbia. Quello che si para davanti al Regio Esercito nel maggio del 1915 non è altro che una forza di retroguardia. Il problema è che nella guerra di posizione non sono i numeri a contare, ma il terreno. Davanti al tradimento dell'alleato italiano, l'esercito austro-ungarico inizia a ritirarsi. Sembra davvero che gli interventisti avessero ragione. Si prospetta una guerra rapida e decisiva. Ad un certo punto, però, l'esercito imperiale si ferma. Sfruttando i confini naturali delle valli alpine, gli austriaci si posizionano su una linea difensiva lunga 655 km. Luoghi fino a quel momento noti solo alle guide alpine iniziano ad apparire sui giornali. Il fiume Isonzo, le alture del Carso, il Pasubio, l'Ortigari, il Montenero, il Sabotino diventano protagonisti delle testate italiane. Il Regio Esercito, guidato dal generale Luigi Cadorna, si schianta per 4 volte contro le linee difensive austriache sull'Isonzo. La seconda e la terza armata si dissanguano in assalti frontali voluti dal generale. Dopo 250.000 tra morti e feriti, con un tasso di cadute altissimo tra gli ufficiali inferiori, sempre alla testa dei propri reparti durante l'assalto, a dicembre il Regio Esercito è ancora alle posizioni di giugno. L'esercito austro-ungarico regge l'urto, specialmente grazie alla conformazione del terreno, mentre nelle pianure della Galizia l'esercito russo avanza. Nella battaglia di Leopoli del 1914, mentre von Rennenkampf e Samsonov vengono duramente sconfitti a Tannenberg e nei laghi Masuri, il generale Ivanov e le sue armate distruggono le forze austro-ungariche dell'arciduca Federico. 100.000 soldati austriaci si trovano circondati nella fortezza di Przemyśl. Inizia il più lungo assedio della Prima Guerra Mondiale. I difensori si arrenderanno solo il 22 marzo 1915, dopo 133 giorni di resistenza. Dopo queste disfatte, l'esercito austro-ungarico è a pezzi. Neanche l'invasione della Serbia sta andando come previsto e il piccolo stato balcanico sta facendo pagare caro ogni chilometro. La Serbia, dopo una coraggiosa difesa di Belgrado e una resistenza accanita nelle valli, si trova di colpo circondata. La Bulgaria pugnala la Serbia ed entra in guerra a fianco degli imperi centrali il 14 ottobre 1915. Il Regno di Bulgaria si vendica così della seconda guerra balcanica, invadendo quei territori che erano stati conquistati pochi anni prima dalla Serbia. Nel novembre del 1915 i resti dell'esercito serbo si ritirano in Albania, dove vengono evacuati dalle flotte dell'Intesa. La Regia Marina si distingue durante questa impresa. La linea Berlino-Costantinopoli è di nuovo aperta. I Balcani sono sicuri e l'Austro-Ungheria ha un fronte in meno di cui occuparsi. Ma l'esercito asburgico è ridotto così male da cedere il passo all'alleato tedesco. Sul fronte orientale, dopo i risultati misti di Tannenberg e Leopoli, gli imperi centrali iniziano un attacco devastante sulle linee russe poco prima dell'entrata in guerra dell'Italia. L'offensiva di Gorlitz e Tarnow è una disfatta per l'impero russo. Inizia la grande ritirata, in cui lo zar abbandona la Galizia e i territori polacchi. L'esercito russo perde 1 milione di uomini. Nel 1915 gli imperi centrali mostrano i muscoli. Persino quello che è reputato dai generali dell'intesa l'anello debole, l'impero ottomano, riesce a stupire. Il lord dell'ammiragliato britannico, Sir Winston Churchill, ha un piano. Forzare gli stretti per ricongiungere gli alleati occidentali con il gigante russo. Ma forzare gli stretti voleva dire attaccare una delle posizioni più fortificate d'Europa. Si pianifica di forzare i Dardanelli e puntare a Costantinopoli. A metà marzo inizia il bombardamento alleato, ma i turchi resistono. Fallita l'impresa navale con ingenti perdite, si pensa ad uno sbarco per attaccare i forti via terra. Il 25 aprile 1915 inizia la campagna di Gallipoli. Truppe britanniche dell'Anzac, ovvero australiane e neozelandesi, sbarcano sul territorio ottomano. La campagna è un fallimento. La testa di ponte non riesce ad espandersi nell'entroterra per poter avanzare. La resistenza ottomana e le difficoltà logistiche tipiche di uno sbarco anfibio fermano gli alleati. Dopo ingenti perdite da entrambe le parti, le truppe alleate si ritirano nel gennaio del 1916. Durante la difesa si distingue per determinazione e coraggio il tenente colonnello Mustafa Kemal fra i turchi, mentre Winston Churchill viene cacciato dall'ammiragliato. Sul fronte occidentale gli scontri si assestano sulla linea del 1914. Le truppe anglo-francesi e i tedeschi si scambiano quelle che sono definite spallate, attacchi che cercano di scuotere la linea nemica sperando di creare delle crepe da sfruttare in seguito. Dal 1915 la guerra in questo settore diventa totalmente di trincea. Due linee difensive immobili che corrono parallele, con assalti destinati a fallire per la maggior parte con gravi perdite. La guerra porta anche nuove tecnologie. Il 22 aprile 1915 i tedeschi decidono di provare una nuova arma, il gas.
L'assalto avviene alle porte della città di Ypres, da qui il termine iprite per definire questo tipo di agente, e massacra l'intera prima linea alleata, non dotata di maschera antigas. Gli alleati imparano in fretta. Il gas si diffonde rapidamente su tutti i fronti e la maschera antigas diventa un equipaggiamento necessario per ogni fante di trincea. Le grandi manovre iniziano solamente nel 1916, quando sul fronte orientale l'esercito russo non è più reputato dai tedeschi come capace di grandi offensive, almeno nel breve periodo. Il 21 febbraio 1916 piove fuoco sulle posizioni francesi a Verdun. Ha inizio l'operazione Gericht, giudizio. Erich von Falkenhayn e la sua quinta armata iniziano la battaglia per la roccaforte francese. La battaglia di Verdun è uno scontro anomalo nella Prima Guerra Mondiale. L'obiettivo dichiarato dai tedeschi non è la conquista di nuovi territori, ma il dissanguare l'esercito francese. Il 19 dicembre le ultime azioni belliche terminano. L'esercito francese ha resistito, Verdun è sotto il loro controllo. Il territorio è devastato dagli scontri di artiglieria durati mesi. Dai crateri e dall'assenza di vita verrà definito come lunare. I tedeschi però ribaltano la logica della guerra, specialmente di trincea, riuscendo ad infliggere più perdite ai difensori. I francesi, malmenati ma ancora in piedi, coniano un nuovo motto, «Ils ne passeront pas», non passeranno. Mentre a Verdun infuria la battaglia, il generale Douglas Haig, a capo delle forze britanniche, decide di dare un assalto in grande stile alle trincee tedesche sul fiume Somme. Il 1 luglio inizia la battaglia della Somme, uno scontro frontale in cui le truppe dell'intesa riescono a spostare il fronte di qualche chilometro. Nel primo giorno vengono persi 60.000 uomini. Gli obiettivi dell'offensiva vengono mancati fin dalle prime settimane e sulle Somme si vive un'altra Verdun. Il 18 novembre 1916 gli alleati abbandonano l'impresa, non prima di aver testato l'ultima arma del momento, il carro armato. Lenti, pesanti e poco manovrabili, questi mezzi sono creati per superare le trincee e assorbire il fuoco nemico. I carri armati sono anche inaffidabili. Dei 49 disponibili agli alleati, solo 21 riescono ad entrare in azione durante la battaglia. Nel frattempo, sul fronte italiano, nel marzo del 1916, si spegne la quinta battaglia dell'Isonzo, voluta dagli alleati per diminuire la pressione su Verdun. La guerra tra l'Italia e l'Austro-Ungheria è una guerra molto diversa per la sua conformazione geografica. Viene definita come guerra bianca. Picchi di montagna, valli, dirupi, ghiacciai, il terreno stesso è ostile alle due forze in campo. Il 15 maggio 1916 gli austriaci attaccano tra Veneto e Trentino. Ha inizio la battaglia degli Altipiani. Questa è nota anche con il termine spurio di Straffen Expedition, spedizione punitiva, per un termine propagandistico coniato in Italia. All'inizio il regio esercito è colto alla sprovvista. L'offensiva si sviluppa verso il centro di Asiago e fra i prigionieri troviamo anche Cesare Battisti. Gli austriaci non perdonano l'irredentista. Viene impiccato per alto tradimento. Il contraccolpo della battaglia degli Altipiani, unitamente alla diffusione delle foto dell'impiccagione di Battisti, portano alle dimissioni del governo Salandra il 19 giugno 1916. Il nuovo governo di unità nazionale è presieduto da Paolo Boselli. I socialisti non partecipano all'esecutivo. Il 27 giugno 1916 la battaglia termina. La linea italiana è riuscita a reggere l'urto austriaco. Il cambio di governo però non cambia lo spirito dello scontro e l'Isonzo rimane il punto focale. Per altre quattro volte il regio esercito di Cadorna si schianta contro le difese austriache. L'unico grande successo italiano è la presa di Gorizia durante la sesta battaglia dell'Isonzo nell'agosto del 1916, ma le perdite subite sono gigantesche. Spinti dall'impegno austriaco in Italia, a giugno i russi riprendono l'offensiva nel settore orientale. Il generale Alexei Brusilov lancia un attacco brillante contro il settore austro-ungarico, riconosciuto come il punto debole dello schieramento nemico. L'offensiva getta nel caos le linee austriache. Sull'onda dell'entusiasmo, il 27 agosto 1916, la Romania si schiera con le forze dell'intesa, invadendo i territori imperiali. Ma i rumeni si trovano subito sotto l'attacco degli austriaci, dei bulgari e degli ottomani. Già in dicembre Bucarest è caduta in mano agli imperi centrali. La Russia si trova con un nuovo fronte aperto a sud. La caduta della Romania è una fortuna per la Germania. Riesce infatti a impossessarsi dei campi di petrolio di Ploiești e delle vaste risorse agricole rumene. Questa vittoria però non migliora la situazione degli imperi centrali, strangolati dal blocco navale britannico nel Mare del Nord. Poco o nulla dal mercato internazionale riesce a raggiungere Vienna, Berlino o Costantinopoli. Il 31 maggio del 1916 la flotta tedesca esce dai porti cercando quella britannica. La vittoria della Kaiserliche Marine degli ammiragli Scheer e von Hippe nella battaglia dello Jutland è netta. Viene infatti affondato il doppio del tonnellaggio nemico,
ma a livello strategico è un fallimento. Le perdite sono sufficienti a far ritirare nei porti la flotta tedesca. Non seguiranno più azioni di questa portata e la flotta britannica rimane padrona dei mari. 2 anni e mezzo di guerra non hanno cambiato sostanzialmente la situazione dell'estate del 14. Si sta ancora cercando la battaglia decisiva. Tutte le maggiori potenze europee si ritrovano a combattere una guerra nuova, basata su trincee e assalti, con tecnologie mai viste come aeroplani e carri armati. Ma iniziano a sentirsi anche i primi problemi di quello che per molti sarebbe stato il fronte decisivo di questa guerra, ovvero il fronte interno.